Sono Alessandro Gelli, molti mi conoscono come esperto in nutrizione e nutraceutica. È una mia passione, oltre che una professione, da molto tempo, ma quello che negli ultimi 10-15 anni mi viene molto richiesto è un'altra mia passione che in realtà è nata decenni fa, cioè tutto quello che riguarda l'elettromagnetismo e l'influenza sulla biologia. E come si colloca tutto quello che ci circonda, che è invisibile, questo elettromagnetismo che è naturale ma anche artificiale, con la nutrizione, l'anti-aging, la gestione dello stress? In realtà sono tutti aspetti che perfettamente si incastrano tra loro e, se ben regolati, permettono alla persona di rimanere performante, giovane più a lungo e aiutare a gestire aging e stress. Ora, uno dei problemi più grandi è che l'elettromagnetismo è assolutamente invisibile. È in odore, è in sapore, non lo tocchiamo. Quindi, se vi dicessi che i campi elettromagnetici artificiali ad alta intensità, lungo tempo di permanenza e quindi alcune particolari frequenze vanno ad incrementare lo stress ossidativo, aumentare l'infiammazione, ci credereste? Ecco, fate bene a crederci, perché la scienza abbastanza recentemente non ha fatto altro che dimostrare che, oltre allo stress ossidativo indotto da tutte le cause che sono ben note, i campi elettromagnetici artificiali indotti quindi da cellulari, modem, wifi, da tutti quei dispositivi che ci circondano in continuazione e su cui purtroppo ormai, diciamolo, ne siamo diventati dipendenti, questi campi elettromagnetici sono presenti 24H in continuazione. Per cui questo stress elettromagnetico, che peggiora e incrementa lo stress ossidativo cellulare, ma a vari livelli, addirittura c'è uno studio che evidenzia dove addirittura l'attività mitocondriale è influenzata negativamente proprio per il fatto che questi campi elettromagnetici peggiorano sia lo stress ossidativo sia l'infiammazione. Da qui si capisce che è importante imparare a gestire questi campi elettromagnetici. Come? Innanzitutto cercare la distanza di sicurezza, cercare di utilizzarli quando veramente è necessario, utilizzare, come faccio vedere nei corsi a livello pratico, una tastiera collegata alla porta USB, anziché stare con il laptop, col PC portatile direttamente sulla sua tastiera, perché il campo elettromagnetico generato dall'hard disk è intensissimo. Visto che sono invisibili, come le misuro? Come faccio a sapere qual è la distanza di sicurezza? Questa è un'altra cosa molto importante che insegno nei corsi, anche universitari, accademici e così via, con rilevatori di campi elettromagnetici che oggi qualunque sanitario, ma anche qualunque persona appassionata della propria salute, deve imparare a usare. Perché? Perché non potendo annullare i campi elettromagnetici che ci circondano in continuazione, l'unica è trovare il luogo dove l'intensità è più bassa. E come faccio a saperlo? Grazie ai rilevatori di campi elettromagnetici. Lì posizionerò la mia poltrona, la scrivania, il letto, e quello è già un primo effetto. Poi abbiamo vari nutraceutici che ci potenziano contro lo stress ossidativo e una serie di dispositivi, e questo è l'aspetto più particolare, questi dispositivi che permettono di riequilibrare e rinforzare i campi bioelettromagnetici umani nostri. Ma come, noi abbiamo campi elettromagnetici? Assolutamente sì, noi viviamo di campi elettromagnetici, ogni organo ha il suo campo elettromagnetico, ecco perché a livello cellulare noi siamo influenzati o in bene, vedi magnetoterapia, quindi campi elettromagnetici non sono solo negativi, vedi magnetoterapia, o in negativo, vedi campi elettromagnetici artificiali. Capisco che l'argomento è estremamente vasto, è il motivo per cui abbiamo tante ore alla scuola di alta formazione, in cui non solo riporterò tutte le ultimissime evidenze scientifiche che sono degli ultimi uno o due anni, quindi fondamentale essere aggiornati, ma poi essere formati anche dal punto di vista pratico, tecnico.
Quindi impareremo a usare i vari dispositivi, a bonificare il proprio studio, la propria sala, la propria casa, imparare a gestirli e poi vedere quali nutraceutici la scienza ci permette di utilizzare, sapendo che possiamo avere un potenziamento ed essere più forti nei confronti dello stress elettromagnetico, che è non è annullabile, ma oggi più che mai è assolutamente importante gestirlo.